grazie per la sua disponibilità verso Sport a chilometro zero e lo ricordiamo, siamo con il direttore sportivo della Terra Nuova Traiana, Nicola Del Grosso, per parlare della sua scelta, dei suoi programmi e soprattutto di questo campionato di eccellenza che inizierà a breve. E quindi iniziamo, come è maturata la scelta di scegliere la Terra Nuova Traiana? Ma diciamo che ero stato interpellato dal direttore generale Simone Finocchi, evidentemente appena hanno saputo che il mio rapporto con il Grassina si era risolto, mi hanno contattato e diciamo che sono stati precisi nell'indovinare il momento in cui io avevo deciso di lasciare Grassina, e quindi mi hanno contattato, sono andato a fare una chiacchierata, abbiamo fatto una chiacchierata, ho visto che c'erano i presupposti e le condizioni che io cercavo, e quindi poi ci sono susseguiti altri incontri, e io credo, Antonio, che sia una delle società che in questo momento è ambiziosa, che vuole fare un ulteriore salto oltre a quello che hanno già fatto, perché ricordiamo che il Terranova comunque è già una società molto organizzata e ambiziosa, e quindi che ci siamo incontrati al momento giusto, Antonio. Io che cercavo una nuova collocazione dove potessi svolgere il mio lavoro, e il Terranova cercava in quel momento, visto che Donello Resti, a cui vanno i miei ringraziamenti, era in un momento particolare personale e quindi non se la sentiva più di portare avanti il suo ruolo da direttore sportivo, e quindi ecco, ci siamo trovati al momento giusto. È vero, programma ambiziosi, direttore, come diciamo il suo pensiero, la sua carriera, la sua voglia di fare calcio a grandi livelli. Sì, Antonio, poi mi piacciono le scommesse, perché ricordiamoci che anche quando andai a San Giovanni, in quell'anno lì era un po' una scommessa, e quindi Terranova non è una scommessa, è una certezza, perché c'è una società solida, che dove ci sono già strutture, dove c'è anche alle spalle una società anche economicamente puntuale e precisa, non che ci siano i soldi da buttare via, però sicuramente è una società che rispetta tutti gli impegni presi e lo ha sempre dimostrato nel tempo. È chiaro che visti anche i tempi e considerando il momento economico che stiamo passando, che stiamo attraversando, non ci sono soldi da buttare, e sicuramente il fatto, la mia esperienza di lavorare con i giovani sarà importante. E difatti al mio arrivo abbiamo tra virgolette rimpinguato un po' la rosa, soprattutto con giocatori con quote importanti. Questo perché ci rendiamo conto, Antonio, che entreremo a far parte di 9 squadre di un mini campionato dove ci sono 9 squadre tutte ambiziose, e come vedete ogni giorno ci sono nuovi innesti in tutte le squadre, e quindi anche noi vogliamo partecipare essendo ambiziosi. Questo non vuol dire che vogliamo svenarci per raggiungere il sogno che sarebbe la vittoria finale, però sicuramente partecipiamo con tutta la voglia e tutta l'intenzione di fare il meglio possibile. Poi il meglio possibile lo deciderà solamente il campo. Certo, questo là siamo più che sicuri. Restiamo sui giovani, direttore. Lei da Scandicci a San Giovanni, quando ricordavo quell'anno siete arrivati alle finali playoff, tra poco si è mancato quel pizzico di sport. Dava un bel dispiacere al Limonese, era una grande soddisfazione. Ma io credo che quell'anno lì è stata un'annata eccezionale, da come era partita poi, e quindi grande merito della società, di Jacobelli. Sì, in effetti la partita di Imola ci è rimasta un po' nel pensiero, perché se vi ricordate nell'ultimo minuto c'era un rigore grosso una casa per noi che non ci fu dato. Se no avremmo continuato il nostro sogno anche in quel caso lì, però dai, fu un'annata eccezionale, da lì forse il cammino della San Giovanese è ripreso, e sono contento, Antonio, scusami se ti rubo un minuto, anche ieri ha fatto gol Bencini, che è un ragazzo del 2002 che avevo preso dall'Africo e che insieme a Romanocca avevo preso dal Santa Firmina, quindi anche quella sta continuando comunque ad essere una squadra dove di Del Grosso c'è ancora abbastanza dentro, e sono contento perché io sono rimasto legatissimo alla società sangiovannese, ma vederla con tanti giovani che erano i giovani che ho portato io mi rende ancora felice ancora adesso.
Io ne sono sicuro che farà bene anche a Terranova. Intanto per il campionato, io me ne immagino proprio perché sono 9 partite, 9 finali, come dire, una corsa ai 100 metri piani, dove serve lo scatto, l'allungo, gamba buona, corsa lineare, accelerazioni. Antonio, è un campionato stranissimo perché ricordiamoci esatto che saranno 8 partite e se ne sbagli 2 sei fuori. Ma ricordiamoci che c'è un Poggibonsi attrezzatissimo, una Fortis attrezzatissima, la Collegiana ieri ha fatto 3 acquisti, il Valdarno che ha annoverato fra le squadre ambiziose, poi ci siamo noi, poi vedo che anche il Pontassieve ha fatto 2 acquisti, ha preso Pagnotta e oggi ha preso anche Olivieri. E quindi non c'è una squadra materasso. Secondo me è come fare un campionato del mondo. Chi parte bene probabilmente è quello che raggiungerà l'obiettivo. Però la società con in testa il presidente Vannelli, con Simone Finocchi, con tutti i soci sono consapevoli di questo. Mi hanno detto ovviamente che vogliono provarci e io sono qui per questo, ma consapevoli che è un Terna all'otto, quindi con grande passione. Io ieri ho ringraziato la squadra che ho visto da una settimana, vedo si stanno allenando veramente con grande attaccamento, c'è un grande gruppo, Marco Berattini e Donello Resti hanno fatto un gran lavoro, però poi vincere, ne vincerà una sola e le altre 7 saranno deluse. Spero di non essere fra quelle 7. Però direttore, questo qui me lo auguro anch'io, che si possa fare davvero una grande festa con l'estate, che vada via la pandemia. E si Speriamo, possa speriamo. abbracciarci come si è sempre fatto, però l'opportunità è doppia perché non vale solo la promozione, tanto ce ne sono due Sì. quest'anno fra le 19 squadre che partecipano. È importante che nei prossimi 2 anni le altre società che non hanno partecipato a questo campionato non possano aspirare ai ripescaggi. Esatto. Anche questo è un punto interessante. Poi comunque, anche se non si vince, ma chi arriverà a giocare le semifinali dei playoff, comunque entrerà in una classifica eventualmente per un ripescaggio. Quindi, diciamo, è una buona occasione, considerando che c'è una promozione su 9 squadre, e insomma, siamo oltre il 20% di possibilità. Quindi ci vogliamo provare e ci proveremo, Antonio. Ripeto, però è difficile perché poi dopo c'è l'imprevedibile. L'imprevedibile può essere anche essere colpiti magari dal Covid, magari ti vengono a mancare 5 o 6 giocatori e sapete che anche se noi ci stiamo attenendo al protocollo in maniera veramente rigida, anche durante gli allenamenti adesso le squadre si cambiano, i giocatori si cambiano in 4 spogliatoi, tutti i venerdì facciamo i tamponi, quindi ci stiamo, però io ho avuto già l'esperienza a Grassina dove purtroppo fummo colpiti dal Covid e prima di far rientrare un giocatore ci vorrà un mese. E quindi è questo poi nasce l'esigenza, Antonio, di fare le cose un pochino più ampie. Però, Antonio, c'è tutta la volontà, l'intenzione di fare il meglio possibile, ma diciamo, gli scalini a superare sono tanti, quindi dobbiamo essere attenti, quindi partecipiamo, ma consapevoli delle difficoltà che ci saranno. Direttore, so che lei ai giovani ci guarda con il cuore e per i giovani questo campionato che vetrina è, quanto può valere? Ma innanzitutto mi dispiace per tutti i giovani che non possono giocare, perché io penso ai 2003-2004, che praticamente sono 2 anni che non giocano, quindi sarà difficilissimo anche valutare poi i 2003-2004 da inserire nelle prime squadre. Però sicuramente per i 2002, 2001 e 2003, che sono nelle rose, sarà una grande occasione, una grande vetrina e può essere anche una fortuna per loro. Però Antonio, speriamo bene. Noi, quando poi chiuderemo la rosa, che abbiamo quasi chiuso, abbiamo inserito un 2003, un 2002, un altro 2000, quindi noi ci crediamo tantissimo in questi ragazzi e sicuramente il futuro passa attraverso la valorizzazione dei giovani. Però vediamo in questo momento, Antonio, quali saranno i ragazzi fortunati e chi sarà poi all'altezza di giocare in questo campionato. Io la ringrazio, direttore, è stato davvero gentilissimo. Antonio, grazie a lei, grazie a tutti voi, buona Pasqua a tutti Grazie. e soprattutto speriamo di ripoterci abbracciare tutti prima possibile. Grazie, direttore. Contraccambio gli auguri di cuore. Un Grazie, abbraccio. buona giornata, grazie a tutti, Arrivederci. arrivederci, arrivederci.